Un saluto a tutto l'Honor Club Italia. Oggi per la rubrica di AppShare andremo a scoprire un'applicazione che ci dice come, dove e quando fare la raccolta differenziata. Mi riferisco a Junker, un'app appena uscita su Huawei App Gallery e disponibile anche sul Play Store. Andiamo quindi su Huawei App Gallery, cerchiamo in alto nella barra l'app Junker, quindi installa. Passeranno pochi secondi e l'applicazione verrà installata e sarà utilizzabile. Ecco infatti la schermata d'apertura con un brevissimo tutorial che ci fa vedere rapidamente in modo sintetico alcune delle funzionalità. Sono quattro slide, ci fanno vedere i quattro metodi di ricerca a disposizione nell'app Junker. Al termine della presentazione iniziale, l'app sarà pronta per le prime configurazioni. Abbiamo appena aperto Junker. In alto abbiamo i metodi di ricerca, in basso le varie impostazioni. Comune va settato al primo ingresso, io ho messo il mio comune e ci dà tutta una serie di informazioni inerenti ad Alia che si occupa del ritiro dei rifiuti per la raccolta differenziata porta a porta. Con la mappa abbiamo, ci localizza e possiamo andare a vedere tutte le ecostazioni o dove conferire ad esempio il vetro che non viene raccolto porta a porta. Più c'è un sistema di messaggi di comunicazione da parte di Alia e tutta una serie di servizi o app collegate, come ad esempio First Green Apps, collegate appunto a Junker. Il calendario molto utile ci ricorda i giorni della settimana per i quali dobbiamo buttare i residui che siano organici, indifferenziati, contenitori, carta e cartone e così via. In modo tale che Junker, localizzandoci con la posizione, ci possa inviare una sorta di notifica promemoria la sera prima per il giorno dopo. Possiamo effettuare la ricerca con questi quattro sistemi. Il primo è con il codice a barre. Quindi andiamo a prendere il nostro contenitore e a inquadrare il codice a barre. Questo è un barattolo di vetro con un tappo in alluminio, imballaggi e contenitori acciaio, imballaggi in vetro. Quindi ha totalmente riconosciuto che si tratta di peperoni verdi della Coop. Vediamo un altro esempio, un sacchetto che potrebbe sembrare di plastica, okay, della pasta. Andiamo a inquadrare il barcode. Si tratta di penne rummo, residuo non differenziabile. Infatti, nel sacchetto viene riportata l'icona sacchetto raccolta indifferenziata. Quindi anche in questo caso Junker ci ha dato l'informazione giusta. Vediamo anche quando si può buttare raccolta indifferenziata. Ci abbiamo il lunedì 22 marzo 2021, dalle ore 20 sarà possibile portare in strada per la raccolta differenziata porta a porta i rifiuti indifferenziabili. Un altro esempio di ricerca può essere tramite una parola, quindi io ad esempio cercherò buccia, scegliamo buccia di anguria, è un rifiuto organico, il giovedì sera. E qui altre informazioni sulle isole ecologiche, ad esempio, che è possibile utilizzarlo per il compost. Il terzo metodo di ricerca è tramite il pittogramma che identifica la tipologia di materiale dell'imballaggio. Io ho preso qui una bottiglia dell'acqua, possiamo vedere il triangolo con la scritta 01 e PET. Quindi, semplicemente Junker ci aiuta con la simbologia triangolo. Tutti i pittogrammi disponibili, 01 PET, si tratta di polietilene reftalato, è un imballaggio e qua il comune lo ritira il martedì, cioè il martedì possiamo metterlo fuori in modo tale che il mercoledì mattina si possa ritirare. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando un like su YouTube e sul post nell'Honor Club Italia, linkato nella descrizione su YouTube. Resto a disposizione per domande, dubbi e perplessità. Grazie a Junker per questa applicazione innovativa. Un saluto e alla prossima, Honor Fans. Ciao!